Licorice Pizza, film del 2021 per la regia di Paul Thomas Anderson, recensione senza spoiler. California, San Fernando Valley, il liceale Gary Valentine vive il colpo di fulmine per Alana Kane, 25enne, assistente fotografa. Nonostante i 10 anni di differenza, Gary non demorde e le iniziali riluttanze di Alana si trasformano nelle motivazioni che trascineranno i due in avventure di varia natura, alcune grottesche, altre formative, nell'indimenticabile estate del 1973. Paul Thomas Anderson ne combina un'altra delle sue, l'ex bambino prodigio, si veste da maestro e continua direttamente dal punto più alto della sua parabola creativa. Torniamo nella splendida San Fernando Valley, come diceva il dottor Peter Venkman, di Boogie Nights e Magnolia, di cui questo film è diretta emanazione, per una pellicola che è una summa citazionista di stile visuale e narrativo. Presentato come una storia organica, in realtà è un film strutturato ad episodi, aggiungerei non necessariamente conseguenziali, che strizza l'occhio a un tipo di pubblico non comune che abbia affinità con la storia hollywoodiana d'inizio anni 70 e con la hustle culture di cui questa pellicola è intrisa e da cui derivano estetica, luci, tempi e dialoghi. C'è l'American Graffiti di George Lucas, ambientato anch'esso nel 1973, che poi è un monumento al periodo decadente di Hollywood, un attimo prima che Scorsese dirigesse Mean Street, William Friedkin l'esorcista e l'Europa ritrovasse la sua identità con Effetto Notte di Truffaut. Ma lungi dall'essere un cantus in memoriam, questo è un film vitale, scollegato, sussultorio, giovane, nel senso più bucolico del termine, col condimento di una colonna sonora che, senza remore, si può definire una delle più azzeccate e coinvolgenti degli ultimi anni. È una storia d'amore fra Gary e Alana? Forse, ma forse è una storia di amore per l'amore, o per la nostalgia, o per il cinema stesso. Dopotutto, la California è questo, un luogo in cui si costruiscono sogni per mestiere. Gary è un aspirante attore con qualche esperienza, Alana riesce tra mille cose a farsi provinare. Non esiste il pensiero della fine e l'occhio del regista ferma un eterno presente. La vita è solo giovinezza e la maturità non viene preventivata. Gli adulti, quando compaiono, sono infantili, illogici, vanagloriosi, autoreferenziali e grotteschi. Il regista non ci va giù leggero. L'aura di commedia surreale che aleggia sulle parti di Sean Penn, Tom Waits e Bradley Cooper è una coltre di vergogna che nasconde una ferocissima critica. E ci sono poi degli episodi di chiaro overwriting che portano a certe performance a schermo francamente indecifrabili. John Michael Higgins col suo ristoratore che si rivolge alla moglie giapponese facendo il verso all'accento nipponico, oppure Ryan Effington nel ruolo dell'assistente del personaggio di Bradley Cooper, stereotipo caricaturato dell'idea omofoba dell'omosessuale. Il ruolo di Gary è affidato a Cooper Hoffman, il figlio maggiore del compiantissimo Philip Seymour, che con Anderson portò Ubriaco d'amore a Cannes nel 2002, vincendo il premio alla regia. Quello di Alana invece va ad Alana Haim, frontwoman del gruppo musicale delle Haims, che forma con le sorelle, tra l'altro anche loro presenti nel film, e sono entrambi attori esordienti. Se cercate l'ingrediente segreto di questa riuscita mescolanza disarticolata è proprio il carisma sovrumano dei due protagonisti, centrati, potenti, bellissimi, luminosi da dentro, rara alchimia tra direzione, interpretazione e scrittura. Ma se il diavolo è nei dettagli, il brutto di questo film sta nel suo stesso DNA. L'assenza di una trama vera e propria, la contrazione e distensione dei tempi narrativi e, in definitiva, la cultura americana stessa, quella specifica di uno spazio-tempo irricreabile e poco comprensibile altrove. Nel 1973 la crisi petrolifera colpì forte, per la prima volta a seguito della guerra del Kippur.
L'oro nero dei paesi arabi fu usato al pari di un'arma politica, l'Occidente si scoprì dipendente, ma gli Stati Uniti si sentirono vulnerabili. Più volte e per lunghe sequenze si fa riferimento al petrolio, alla sua mancanza, ai suoi derivati, al carburante degli automezzi che restano sistematicamente a secco, come se le spie della riserva si occultassero per imbarazzo agli occhi dei conducenti. Dopo Il petroliere, film del 2007 dello stesso Anderson, in cui racconta l'epica della scoperta del greggio in California, qui si passa al remake di Caravan Petrol di Renato Carosone. Non fraintendetemi, per favore. Il film è un gioiello di rara bellezza, personale, colto, impreziosito da performance attoriali spettacolari. Però il tutto risulta iniziatico, troppo autoreferenziale, a partire dal titolo. Quanti sanno che Licorice Pizza è il marchio di una catena di rivendite musicali del sud della California? E quanti coglieranno il senso dietro alla spiccata vena imprenditoriale del giovane Gary? E quanti capiranno la dedica a Robert Downey Senior, un principe, papà di quel junior che per tutti è Iron Man? 3 ciacchini e mezzo per un film aristocratico che è una dichiarazione d'amore all'industria del cinema hollywoodiana, che parla a pochi e richiede uno specifico background per essere fruito appieno. La maggior parte degli spettatori, tanti o pochi, sarà il tempo a dircelo, saranno costretti ad accontentarsi.